Ciao a tutti, è il Bastardo Outlaw Picker per voi in questa nuova lezione in cui analizziamo una nuova impostazione, una nuova tecnica che si utilizza molto sull'ukulele per la mano destra. Tecnica che ci rende chiaro come il retaggio di questo strumento sia più di derivazione, diciamo, iberica, spagnola o portoghese. Questa nuova tecnica che utilizziamo è quella cosiddetta del fan stroke e o flamenco stroke, che hanno una piccola differenza, però fondamentalmente sono la stessa cosa. Ed è questa, ve la faccio vedere e poi ve la spiego nei particolari. Vedete che ho fatto questo movimento, che è proprio un movimento a ventaglio. Allora, iniziamo a specificare. Fan stroke, flamenco stroke. Indicativamente, a giudicare da tutto ciò che si sente in giro, qua entriamo un po' in un territorio minato, perché di derivazione flamenca, la chitarra flamenca è una chitarra con una tecnica ben precisa, con alcune varianti a seconda delle zone, di chi la suona, degli insegnanti, così, però fondamentalmente quello. Diciamo che possiamo identificare il fan stroke come il movimento fatto a quattro dita e il flamenco stroke, quello un po' più completo, quello a cinque, che contempla anche l'utilizzo del pollice. Però, ripeto, stiamo cercando di trovare una qualche definizione che possa essere più chiara, però fondamentalmente il movimento è quello del fan stroke. Ok, cosa succede? Come si fa? Si parte con la mano, il palmo che ci guarda la faccia, no? Poi chiudiamo la mano, non stretta a pugno, la si raccoglie. La si tiene abbastanza distante, come vedete la mia mano, sia in termini di altezza da terra, sia in termini di altezza rispetto relativa allo strumento proprio, è abbastanza distante, come vedete, sia dalle corde, dal piano delle corde, sia dal piano dello strumento. Questo perché? Perché io devo avere lo spazio per fare un movimento a pendolo, in questo modo qua. Qua torniamo al concetto che quando dovete fare qualcosa sull'ukulele, di più preciso, di più complesso, di più ponderato, spesso e volentieri la mossa giusta non è assolutamente avvicinarsi. Cioè, io se questo movimento qua, per cercare di capirlo, lo faccio più vicino allo strumento, con la mano più attaccata, non riesco a muoverla. Non verrà un movimento fluido, leggero, facile. Al contrario, se io mi allontano, come dico sempre ragazzi, polso bello lasco, mano morbida, e do lo spazio alle dita di allargarsi, basterà lasciarle cadere o fare un minimo movimento muscolare per eseguire questo movimento qua, non fare lo spostamento, un trasloco di dita vero e proprio, che implica che lo fate una volta, boh, finito, non riuscite a farlo perché vi prende una paresi e dovete spaccare la mano contro il pavimento per riuscire a muoverla di nuovo. Ok, quindi palmo che ci guarda, mano raccolta, movimento che parte da qua, intanto il polso, come vedete, si piega. A questo punto parte il primo dito, il mignolo, ma notate che quando il mignolo è arrivato al fondo dello stroke, le altre dita sono ancora al di sopra della corda del sol, come vedete. Questo perché è come se fosse una serie di 5 plettrate. 1, 2, 3, 4, 5. Se voi fate questo e ogni volta andate troppo in basso, poi per fare la seconda dovete tornare su. E viene questo. Una schifezza pura e semplice. Invece, se fate questo, cioè è un movimento che ogni volta che butti giù un dito, muovi un po' la mano verso il basso fino ad arrivare ad essere definitivamente e completamente aperta alla fine del fan stroke.
e vi permette di fare questo. Un movimento. È il movimento delle ballerine di flamenco quando le vedete che maneggiano i ventagli, no? Chiudo il ventaglio, apro il ventaglio, lo chiudo e lo chiudo. Io mi diverto anche a dire svito la lampadina e la butto. Svito la lampadina e la butto. Che non c'entra niente, però a me fa ridere questa cosa. Pensate più, potete anche fare l'esercizio con un ventaglio in mano, lo aprite e lo chiudete. Vedete che questo movimento, se io lo riporto sull'ukulele, chiudo, chiudo. Un esercizio per cominciare a capire bene è questo. Pugno chiuso, proteso chiuso, sempre raccolto, non stretto per dare un diretto a qualcuno, raccolto. Piano piano cominciate ad allenare le dita ad aprirsi una alla volta. Vedete che anch'io con l'anulare non è così semplice. Poi il medio, poi l'indice e poi il pollice. Chiudete di nuovo e aprite. Chiudete di nuovo così e aprite. Questo più che un allenamento fisico per la mano è un allenamento neurale per il cervello e le connessioni alle varie terminazioni, cioè qua voi dovete imparare a do l'ordine al mignolo, zac, e apro il mignolo, do l'ordine all'anulare. Non è tanto un problema muscolare quanto un problema di educazione motoria, proprio banale banale, è praticamente rieducazione motoria, perché ricordatevi che purtroppo nel nostro mondo d'oggi siamo molto abituati a ragionare per macro aree, no? Guarda là e ci giriamo con tutto il corpo, guarda, quando magari basta girare un po' lo sguardo, no? Il discorso è questo, muovi il dito e facciamo questo, quando invece magari dobbiamo solo fare questo. Per cui impariamo a rientrare in contatto con le parti del corpo con cui non siamo abituati a dialogare. Le dita sono le più piccole, con cui proprio, secondo me, tanti di noi, io lo vedo ai corsi, ai workshop, eccetera, tanti di noi fanno fatica letteralmente a percepire che queste parti qua sono parti del nostro corpo, sono attaccate e hanno terminazioni, hanno muscoli, hanno tutto, quindi bisogna poterle controllare almeno in parte. Quindi questo movimento qua è quello che vi serve per armonizzare un pochettino il dialogo cervello-dita. Fatto questo, passate a allenarlo sullo strumento. Fate un fa, un do, quello che volete, anche niente, fate un accordo, un do sesta aperto normale, però dovete prendere bene questa abitudine qua. Ok? Ultima cosa prima di chiudere, il fan stroke. È bello se, diciamo così, è sostituito a un normale downstroke, no? Invece di fare questo, al posto del primo downstroke faccio questo. È carino, però una cosa bella per arricchirlo è un lieve rallentamento durante l'esecuzione che sgrani un po' l'accordo. No, ma sentite che questo l'ho fatto appena appena dilatato nel tempo, in modo da dargli un po' più di peso, no? Ho già parlato del peso delle note in altre lezioni, quindi andatevela a rivedere. Non voglio essere antipatico, era così. Però è anche importante perché in questo modo diamo un certo qual carico in più, un piccolo aumento di tensione all'interno della canzone che fa sempre qualcosa in più per migliorare la vostra capacità e potenzialità espressiva. Ok? Detto questo, spero che sia stata una lezione utile, come al solito. Vi ringrazio e il bastardo vi saluta e vi rimanda alla prossima lezione. Ciao a tutti!